Buonasera e bentornati a Flash News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione sui canali di Per sempre News. Iniziamo il nostro telegiornale con la notizia dell'omicidio del pizzaiolo a Crotone. L'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio era inevitabile per Giuseppe Sortino, l'ispettore della Polizia di Stato che lunedì a Crotone, durante un linciaggio subito nel quartiere Lamparano, ha ucciso il pizzaiolo Francesco Chimirri da cui era stato aggredito per aver chiesto spiegazioni circa un incidente stradale provocato poco prima dalla vittima poi fuggita. Lo ha reso noto il procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia in una nota stampa in merito al pomeriggio di follia in cui ha rischiato di morire anche il poliziotto. Il magistrato ha affermato che gli accertamenti avviati riguardano tutte le persone coinvolte, a vario titolo, nella vicenda. I due sono stati raggiunti da sortino che era in borghese ma che si è immediatamente qualificato. Nonostante questo Chimirri e l'altro soggetto lo hanno aggredito brutalmente. Per salvarsi dalla violenta colluttazione, l'ispettore ha impugnato la pistola e ha sparato tre colpi contro Chimirri, uno soltanto dei quali ha raggiunto il pizzaiolo di 44 anni provocandone la morte istantanea. Questa ricostruzione è stata confermata dalla stessa procura che ha affidato le indagini, coordinate dal sostituto Alessandro Ro al nucleo investigativo dei carabinieri. In seguito ai primi accertamenti, quindi, il poliziotto è stato iscritto nel registro degli indagati. Un atto dovuto anche per consentire all'ispettore Sortino, ancora ricoverato all'ospedale di Catanzaro. Di poter essere interrogato nelle prossime ore facendosi assistere da un avvocato e di nominare un perito di parte per l'autopsia sul corpo di Chimirri. Intanto i vari sindacati di polizia stanno esprimendo solidarietà all'ispettore. Ciò che è accaduto ieri, dice il segretario generale del COESP Domenico Pianese, rappresenta un episodio drammatico, con un evidente tentativo di attentare alla vita del nostro collega a causa di un banale incidente stradale. Abbiamo piena fiducia negli inquirenti, che siamo certi riusciranno a fare chiarezza sull'esatta dinamica dei fatti non appena sarà possibile ascoltare il nostro collega. Siamo certi che la giustizia farà il suo corso. Per il segretario generale del SIULP Felice Romano, ferma restando la piena fiducia nell'autorità giudiziaria che sta indagando per chiarire la dinamica dei fatti, emerge con forza la facilità con cui un poliziotto viene brutalmente aggredito solo perché aveva tentato di svolgere il proprio dovere. Ad aggravare il quadro della situazione, emerge anche l'assoluta mancanza di consapevolezza e rispetto della sacralità della vita. Atteso che il figlio della vittima, dopo aver preso la pistola del collega, ha provato a sparare, con quest'ultimo riverso a terra. Continuiamo il nostro telegiornale con l'arrivo dell'uragano Milton che sta terrorizzando la Florida. L'uragano Milton, attualmente di categoria 5, spaventa la Florida, potrebbe essere il più grave uragano degli ultimi cento anni a colpire le coste degli Stati Uniti. Gli allarmi per inondazioni sono in vigore per circa 20 milioni di persone. Mentre sono oltre un milione gli abitanti in fuga dalle zone più a rischio. Allerta della Casa Bianca, anche perché i possibili danni e le misure messe in campo dal governo federale entrano tra i temi chiave della campagna elettorale Trump Harris. Un meteorologo in lacrime in tv, su NBC6 ha definito questo uragano orribile, incredibile, spiegando che a causare tutto questo è il riscaldamento globale, il cambiamento climatico. Terminiamo con l'assegnazione dei premi Nobel per la Chimica. Il premio Nobel per la Chimica 2024 è stato assegnato a Davide Baker, Damis Assabis e John M. Jumper. I tre scienziati sono stati insigniti per le loro ricerche sulla struttura delle proteine. Baker ha raggiunto grandi risultati nel design computazionale delle proteine, mentre Assabis e Jumper si sono distinti nel campo della previsione della struttura delle proteine. Il Comitato per il Nobel ha elogiato David Baker per aver completato l'impresa quasi impossibile di costruire tipi di proteine completamente nuovi. Demi Sassabis e John Jumper sono stati premiati invece per aver sviluppato un modello di intelligenza artificiale per prevedere le strutture complesse delle proteine, un problema rimasto irrisolto per 50 anni. Il potenziale delle loro scoperte è enorme, ha affermato il Comitato. Il premio Nobel considerato l'apice del successo scientifico, prevede un premio in denaro di 11 milioni di corone svedesi, pari a circa un milione di dollari. Le premiazioni proseguiranno giovedì con il Nobel per la letteratura. Il premio per la pace sarà annunciato venerdì, mentre quello per l'economia il 14 ottobre. Queste erano le notizie di oggi, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Flash News sarà domani, sempre sui canali di Per Sempre News. Buona serata!